E siamo ancora qua. E già, signori miei, riprendiamo. Pop, pop. Brava, bravissima, un'atleta. Bravissima ancora, mi fai sognare. Fallo ancora, brava così. Boh, ottimo, questi mondi ti appartengono. Fallo di nuovo. È andata al pelo, complimenti. Ottima nell'esecuzione. Si stanno allontanando queste palle maledette. Ah, adesso mi sta venendo molto bene. Ah, mamma mia. Guardalo che bastardo. Non mi far cadere, eh. Ti prego. Ok. Mi ha ritrovati. Subbound. Oh mio Dio. Trofeo guadagnato scorciatoia. Cioè, non era nemmeno la via principale, veramente. Signori, che cazzo. Ma che bizzarro, guarda un po'. Davvero bizzarro. E mo? Ma adesso è un casino, eh. Scorciatoia per che cosa? Io mi butto giù qua, eh. Non la vedo bene, sai? Non capisco se devo prendere quei cubi qua. No, perché sparisce, sparisce. Siamo che io provo a far così, guarda. Bravissimo. Però devo andare qua comunque. Dai, dai, dai. Non metterci 2 ore. Non ho capito se schiacciando questo attivo un qualcosa. Adesso è sparito. Scusami. A ballare. E adesso lo vedo, ma va bene. Non chiediamoci nulla. Noi proseguiamo. Qua sotto però ci sono dei pezzi. Io i pezzettini me li piglio, guarda. Hop. Praticamente la strada vera. Noi abbiamo fatto le palle e va bene. Un mondo di palla, che tra l'altro è stato veramente bello. Ma questa era la via principale, mi stai dicendo, che non abbiamo visto. Com'è possibile? Vabbè. Siamo stati più fighi, perché comunque era un trofeo anche d'argento, quindi. Un trofeo d'argenzio. Qua sotto, perché così prendiamo un po' di robe. L'organetto qua sottofondo mi scuote un po' le membra. Pam pim pam pim pam pim pam pim pam pim. Ah! Fottutissimo di testa, ragazzi, sì, sono d'accordo e mi sta anche piuttosto bene. C'è un sacco di palle là. Io scendo adesso, sapete? Prendo sta roba. Boh. Però ho visto quel cumulo di pallottole lì sotto. Io vado giù, eh. Posso andare giù? No. C'è chiuso. Questo percorso è bloccato dalle tue paure. Allora, solita storia, secondo me. Questo robo qui è una sorta di cartello. Perché c'erano
di due quadrati neri la prima volta che l'abbiamo notato. Facendo certe azioni, sbloccando certi percorsi, secondo me dai la possibilità di arrivare a delle zone speciali, tipo come abbiamo appena visto lì sotto. È una cosa opzionale? Spero di sì, perché sulla... per quanto riguarda la trama vorrei non dover essere obbligato a trovare tutto. Ennesimo ricordo. Io ho il mio orsacchiotto. E mio fratellino mi sta tenendo le orecchie per non farmi sentire cosa. Dove siamo qui? Siamo in garage. Questa è un'auto. Sì, siamo sicuramente in garage. Questo è un passeggino enorme, un passeggino veramente grande, perché è più grande che la macchina. Mio fratello vuole impedirmi di sentire mio padre che bisticcia con nostra madre. Sto cercando di sistemare l'auto mentre nostra madre ci mette il culo in faccia e poi cerca con delle perle un po' fuori luogo. È una dark, tra l'altro. Una goth. Però in questo caso nostro fratello ci sta appunto proteggendo, diciamo così. Non vuole farci sentire cosa si stanno dicendo. Sì, un divorzio. A questo punto un divorzio o qualcosa di più. Gli ha fatto mans, questo babbo. Non lo so. Infatti, vedi, il mostro ci fa danno con l'udito, diciamo, urlandoci delle cose. Balla, balla. Il nostro fratello ci proteggeva appunto per non farci sentire quelle cose. Boh, tieni la bocca chiusa, va. Adesso che abbiamo affrontato questa paura, ad esempio, io potrei tornare indietro a vedere perché avevamo preso l'obiettivo. Vabbè, uno era la scorciatoia e quant'altro, ma l'altro faceva riferimento a questa location, se non sbaglio, che tra l'altro era là sotto dove c'è quel cumulo là rosso. C'erano niente, no, niente da fare. Vai, Silver Surfer. Diamo un occhio a quello che ci è scappato a questo punto. Guarda, siamo pieno di pallottole là, non capisco. Mostro! Questa fase ce la ricordiamo molto bene.
sto guardando. Abbiamo mancato un qualcosina che non ci ha permesso di sbloccare quella scala maledetta. Sono veramente curioso di capire che cosa nascondano quelle location protette. Ma non lo sapremo mai. Almeno non ora vibra tutto, basta. Ok. La mamma terrorizzata ha visto qualcosa di assurdo. Ho paura a girarmi quasi. Non me lo mostri? No, non me lo mostri. Oh, comincia a piovere, non puoi star qui, eh. C'è freddo, ma no, come si sono ingrigiti i colori. Dai, che è una giornata di merda, vai in casa, che sicuramente, guarda, questo qua l'abbiamo già capito da tempo, è la casa dove vivevi da bambina. Se volessi andare lì, all'ombrellone, mamma mia. Comodissimo per l'arrivo dello tsunami questa casa. Così ti togli il pensiero, pronti via. Io mi metto qua. Ah, cazzo, ci posso anche venire, veramente. Pensavo di dover andare alla casa. Ma gira pagina. Gli aquiloni. No, aquiloni, sì, sono gli aeroplanini di carta, ma aquiloni, così, va bene. A prescindere, dai. Oh, cambiata anche la regina. L'unica domanda è quando comincerà a crescere. Tutti possiamo essere cattivi. Guarda che abbiamo la pioggia anche qui. Ovviamente ho cambiato l'abito. Ah sì? Ma tutti e due non posso? Sì che posso. Però se smetto di ballare tornano bruzzi. Non riesco a farli rimanere ad arancia rossa di Sicilia per sempre, no. Che bello il nastro giallo. Solita location. Ormai è appunto simbolica, vuol dire c'è qualcosa di più, una rappresentazione. Sarà un qualcosa che tornerà anche magari nella realtà, magari no. Ma no, questi robe sì, fai tornare dei soletti quando balli, ma non puoi farli rimanere tali. Guardalo. E la ruota. Come al solito qua ci sono diverse vie. No. Per il momento no.
come si gira. Hop. Ui. Ok. Porca. Oh. Il sotto sopra. No. Beh, è fichissimo. Wow. No, dammi anche quel pezzino qua, va. Vado a vedere un attimo qua dietro. Ok. Gli schizzi di pioggia sul terreno sono poligoni. Ah, ma esteticamente, oh, nella sua semplicità non mi sta annoiando per nulla. Qua c'è una strada, guarda. C'è un pulsantone. Cosa ho fatto? Dai. Ogni tanto si incastra contro i 2 euro lasciati per terra, però vabbè, una monetina. Boh, poi. E poi io non, col fondale di questi colori non avevo visto che sono nel vuoto questi robe, quindi. È così. Bene. Abbiamo fatto una cosa bella, dimmi tu. Chi viene a prenderci? Grazie. Intanto Fortnite, che si costruisce. Sotto i nostri piedi, là c'è una palla suonante. No. Ah, ce n'è una anche qua, guarda. Allora guarda, cosa facciamo? Balliamo. Non ti preoccupare, pallina suonante, ti faccio danzare. Dammi, dammi tutto. E se ne vanno. Così indisposti. Ce n'è uno anche qua. Là c'è un altro di quei robi che può diventare un sole o un'arancia, quello che è. No. Non puzzare. E questo non posso passarci sotto. Dai! No. Non ho capito perché ce l'aveva fatto fare in alcuni all'inizio. Era rotto. Questo invece è intero. Però qua. No! Stupidona! Ecco, salta su. Riusciamo a raggiungere roba? Qua sicuramente. Andiamo a vedere. Possiamo fare del bello qua. Sì. Però non penso possa rimanere per sempre. Giallo, vediamo, ma lontano. Aia. No, no, questi qui sono fonte di cattiveria. Non può essere debellata. Rimangono bastardi. Appunto. Qua
un pezzettone. Merda, che male. No, sono caduta. Aspetta, Ok. Là sotto c'è dello schifo. Quella palla che avevamo visto. Guarda questa parte. Non mi ricordo. No, aspetta, non ti incastrare. Andare di qua. Non ho ben chiara l'idea di dove io stia andando. Sei seduto? Ah, ma questo è l'altro. Ah, eccola qua, l'abbiamo raggiunta. Bene. Dammi tutto. Sono andato a sbloccare quei passaggi e devi trovare tutte ste robe. Ovvio. Perché prima avevamo fatto degli obiettivi, ma... Lanciami più lontano che puoi. Ella. Ma veramente? E posso... Oddio, sto guidando io. No. No, non è vero. Non è vero mai. Cos'è stato quel verso lì con la testa? Poi perché ti devi mettere in posa sempre, farla fine. Oddio. Non è bello, da vedere. Sembra un po' un mostro di Silent Hill quando fai quei movimenti lì. E continua, non mi ascolta. Signori, ci vediamo al prossimo appuntamento. Dai, lo finiamo qua anche perché adesso devo scappare. Io vi saluto, vi ringrazio. Voi fatevi sentire come al solito nei commenti. Alla prossima, ciao a tutti.